l'aeroporto bisogna cambiare il nome. Ma cosa? Ma come posso dire? Perché vuoi cambiare? Ma chi ci dobbiamo spiegare chi sono, scusami, non ci dobbiamo sempre ripinare la stessa merda. Sono vittime di che cosa? Di sono un incidente sul lavoro, no? Quella risata sulla strage di Capaci, quegli insulti a Falcone e Borsellino sono di Antonello Nicosia, un esponente dei radicali italiani di Emma Bonino, arrestato con l'accusa di associazione mafiosa, mentre viene intercettato con un altro radicale, Alessio Di Carlo. Ma mio figlio ha un vizio che scherza, ha un parlare che scherza. Che c'entra la gente morta? Il fatto che lui viene considerato vicino a Matteo Messina Denaro... Signora, lei condanna la mafia? Ma io non mi interessa di nessuno, né della mafia, né delle persone per bene, chi non per bene. C'è il Signore che vede. Io sono molto religiosa e credo solo in Dio. Dopo una condanna a 10 anni per associazione finalizzata al traffico di droga, Nicosia diventa paladino dei diritti dei detenuti con i radicali. Anche per questo viene selezionato dalla deputata Pina Occhionero di Italia Viva come assistente parlamentare. Ottiene anche la carta intestata della Camera, con la quale, secondo gli investigatori, comunicava non controllato con i soggetti reclusi. La politica era solamente uno strumento per Antonello Nicosia al fine di accedere al 41 bis e poter veicolare i messaggi dalle famiglie mafiose ai detenuti. Insieme alla deputata Occhionero, Nicosia visita diversi istituti di reclusione. Incontrano il cognato del super latitante Matteo Messina Denaro e vengono presentate 4 interrogazioni parlamentari proprio sulle condizioni delle carceri. No, mi giro le carceri, invece visto con Budia Giasi, era questo qui da Giasi, ma vai a 41 bis, trovi sta scamotaggio. Ma per Salvatore Pennica, l'avvocato di Nicosia, qualcosa non torna. Nicosia, quando incontra il detenuto, lo incontra alla presenza della parlamentare, il contenuto dell'uomo con l'uomo è un contenuto legittimo. Perché se no la parlamentare dovrebbe rispondere in concorso del reato insieme a Nicosia. Sino a questo momento la deputata Occhionero non risulta indagata.